Credo sia impossibile dare una ricetta univoca di come all'interno di un processo creativo si possa passare dal cosiddetto materiale di partenza alla restituzione finale, alla creazione compiuta, allo spettacolo finito. Credo che da questo punto di vista ogni processo creativo funzioni in modo diverso dall'altro e in forme irriducibili le une alle altre. Credo sia possibile semplicemente raccontare delle storie e rendere conto di singole traiettorie specifiche. Per quanto riguarda il processo creativo, del peso del mondo nelle cose, si pone già un problema di partenza, ossia quale sia il cosiddetto materiale di partenza. In questo caso credo che il materiale di partenza possa essere ravvisato in un'idea, generalissima. L'idea generalissima che avevo maturato durante i mesi del lockdown di un teatro che potesse essere realmente, per dirla con Amleto, specchio della realtà. E quando parlo di un teatro specchio della realtà non intendo tanto un teatro documentario che ci restituisca il diagramma evolutivo della pandemia, ahimè, ancora in atto, quanto un teatro che fosse in grado di cartografare la diversa relazione che l'uomo in questi ultimi mesi ha imparato a disegnare nei confronti del mondo che gli sta intorno, nei confronti della realtà, di come l'esperienza scioccante del lockdown, che ci siamo quella sì lasciata alle spalle, almeno per il momento, ci abbia indotto a rivedere il nostro rapporto con la realtà, ridisegnare la relazione tra il dentro e il fuori, tra l'aperto e il chiuso, tra l'uomo e la natura, abbia cambiato le nostre paure, le nostre curiosità, i nostri desideri, le nostre aspettative, i nostri progetti. Questo è quello che io definirei il progetto o il materiale di partenza del peso del mondo nelle cose. Poi come spesso succede, anzi, come sempre succede a teatro, tutto avviene per via di dialogo, tutto avviene per via di incontro con altri punti di vista. E questa è la legge fondamentale della creazione teatrale, non soltanto per quello che succede in scena, non soltanto per quello che succede nella relazione tra la scena e la platea, non soltanto per quello, succede per l'appunto nel divenire dell'accadere scenico, ma anche nel processo creativo, perché è dal dialogo con le varie componenti del processo creativo stesso che si viene definendo l'iter della creazione. C'è stato un primo scambio di idee con un'amica e una collaboratrice che mi ha riportato alla mente un piccolo testo di Döblin letto tanti anni fa, di cui avevo perso anche memoria, che è La favola del materialismo, una strana paraboletta in cui Döblin, l'autore di Berlin Alexanderplatz, il grande cantore epico della metropoli moderna, in una sorta di poemetto didattico o di palinodia di un poemetto didattico, ci racconta di come la natura scopre di essere fatta di atomi, entra in depressione e soprattutto sviluppa una sorta di sciopero interrompendo il proprio corso naturale e dando corso a fenomeni di sconvolgimento profondo dell'ordine delle cose. Quel poemetto ha cominciato a frullarmi in testa, come si suol dire, e è stato tra le proposte che ho messo sul piatto quando ho avviato un dialogo con Alejandro Tantanian, in prima battuta un amico, in seconda battuta uno degli autori teatrali più significativi della scena sudamericana contemporanea. Quando per l'appunto mi sono trovato a dialogare con Alejandro intorno alla possibilità di quel teatro specchio della realtà di cui parlavo, fra le varie suggestioni messe in campo c'è stata anche la possibilità di lavorare su questo piccolo testo di Dublin insieme a altre suggestioni che avevo lanciato, i testi di Vincent Desprez,
piuttosto che alcuni grandi romanzi del Novecento. E Alejandro ha scelto con convinzione la via della favola del materialismo, allacciando anche un altro testo di Döblin che è Traffici con l'aldilà. E da questi due input ha tratto poi una sorta di festa del teatro totalmente autonoma e originale, in cui i materiali di Döblin si sono poi andati ad arricchire del dialogo con altri materiali, dalla Svetajeva a Victor Hugo, dentro una drammaturgia che pone al proprio centro la questione dell'immaginazione, la forza dell'immaginazione, il peso che l'immaginazione può avere nel disegnare il rapporto con la realtà, anche in ambiti apparentemente molto lontani dall'immaginazione stessa, come l'ambito scientifico, e la scienza è stata un'altra protagonista delle nostre vite in questi ultimi mesi. Un altro dialogo fondamentale, un altro apporto fondamentale è arrivato dalla relazione con Gianluca Sbicca, il costumista con cui lavoro da tanti anni. Alejandro Tantagnan, con grande intelligenza dal mio punto di vista, ha saputo cogliere una delle regole compositive fondamentali dei due testi di Döblin su cui ha scelto di lavorare, la regola della parodia. La favola del materialismo è di fatto, come dicevo prima, la parodia di un poema didattico. Traffici con l'aldilà è la parodia di un romanzo poliziesco in cui la polizia locale per risolvere un omicidio piuttosto misterioso si rivolge a un circolo di spiritisti per animare una seduta spiritica in cui venga rievocato il morto e possa raccontare chi lo ha ucciso. Dicevo, con grande intelligenza ha colto quell'aspetto parodico e ha creato un testo che è a sua volta parodico in quanto recupera paradigmi di genere, dal cabaret al melò, alla telenovelas, e li reinventa stilizzandoli e parodiandoli. Orbene, quel processo di restituzione parodica nell'immaginario di Gianluca ha prodotto una sorta di scintilla che ci ha spinto verso l'immaginario dei film di Almodóvar. E lì la creazione di Alejandro ha cominciato ad acquisire una sorta di concretezza forte umana. Il percorso da questo punto di vista ha trovato il suo compimento nel momento in cui quel genere di immaginario che si stava cominciando a formulare ha incontrato dei corpi di attori, ha incontrato la fisicità degli attori e hanno cominciato a nascere le figure concrete che animano questa festa del teatro. Aggiungo un'ultima nota significativa per quanto mi riguarda di questo processo creativo, una nota dal mio punto di vista straniante, spiazzante per quanto mi riguarda, e credo che proprio questo straniamento e questo spiazzamento sia il sintomo di come il processo creativo abbia funzionato bene, perché l'idea ha preso una tale forza da arrivare a rendersi autonoma al punto di spiazzare colui che in qualche modo ha attivato il processo di creazione. Mi riferisco al fatto che Alejandro, in virtù della sua storia, del meticciato culturale che si porta dentro la propria tradizione, mi ha spinto a confrontarmi con tutto un ambito che in questi ultimi anni avevo pochissimo frequentato nelle mie riflessioni e nelle mie esperienze culturali. Mi riferisco all'ambito della relazione con il mistero e con la sfera dello spirituale. La favola del materialismo, è un testo che nasce durante gli anni della conversione di Döblin. Alejandro ha colto questa dimensione di spiritualità e l'ha potenziata enormemente nella sua reinvenzione. E quell'universo materialistico che è stato un po' il mio orizzonte di riferimento in questi ultimi anni si è arricchito
del confronto con ciò che è invece la negazione del materialismo, e la grande interrogazione su chi sia il regista, di tutto ciò. Mi riferisco al regista di quanto sta accadendo e di quanto ci sta accadendo, con un'apertura metafisica innegabile. In questo modo, con la grande leggerezza che appartiene al teatro e che appartiene all'immaginazione, abbiamo cercato riportare sul palco i grandi interrogativi, le grandi questioni che attanagliano il nostro presente, sempre rimanendo, ribadisco, dentro la leggerezza del fare teatrale. Uso il plurale, abbiamo nella profonda convinzione che ogni gesto creativo teatrale sia sempre un gesto collettivo, un gesto in cui è difficile dire io e non si può che dire noi.